Imbarcata su di un aereo, la compagnia del Cucu è sbarcata a Cuba, in un villaggio turistico dove si snoda il racconto della vacanza. Divertente e piccante il testo di Carlo Ceccon, che racconta il susseguirsi dei giorni, le vicende che avvengono e che coinvolgono i diversi protagonisti. L'intero spettacolo, sotto la direzione di Annalisa Zanni, coinvolge un pubblico che non risparmia applausi e risate. Così come l'atteso monologo del Cucu, mirato alla satira politica. Ma è fino a Scindi, che vice Scindi? Ma quale odore? Ah no, onore, scusa! Allora, dimmi, di niente di robi brutti, no belli, niente, perciò... Insomma, stai tante i telegiornali, ma cioccio. E mi diceva sempre, da quando è al Scindi, che vice Scindi, che sono sempre in telegiornali. Perché ne ha convinto tutti i colori. A sta vita non fregare, arrivare un dottore intelligente che l'hanno fatto al silicone per chi. Pensa se l'era un dottore che l'era naso. L'andava con tutti i bracci, no? Guarda che è un fenomeno, no? Non dirlo fino per televisione. E per l'auto, biela, sempre biela, su Nesele. E vengo qui perché l'aria che tirassi qui. Mi dispiace però che hanno fatto troppo pochi robi. L'altro anno hanno borsato la macchina. Allora io non sdivero, a stare non è più dunque con una macchina perché la fiocca, non è infiocata. Abbi pazienza, no? L'altro anno sicuramente la fiocca. E se fiocca è più una macchina della protezione civile, tampi insieme. Mi pila la pala. E poi il finale a sorpresa, con un incontro davvero inaspettato. Ma che onore! Ma che onore! E benvenuto, signor Babi! No! Ah! 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 Ah!